che spettacolo, le imbarcazioni stanno dirigendosi con la prua verso Portonovo, Jennaker, Spinnaker sono gonfi, la Jennaker lo spina, la vela che si usa per andare in portante, per scendere nel vento, vedete le imbarcazioni, il gruppetto delle imbarcazioni più a terra che ha preso più agevolmente il via, mentre ancora le imbarcazioni più grandi si stanno marcando e per cercare proprio di non lasciare niente ognuno all'avversario. Questo è un po' lo spirito della vela, ognuno cerca di guadagnare quello che può a scapito anche della rotta, della, diciamo, di far scappare le barche più piccole, ma non avranno problemi perché poi le raggiungeranno. Idrusa sta portando all'orza, come in gergo si dice, cioè al vento, Woodpecker, per penalizzarlo, per non farlo partire. Mecerese, l'ultimo sangue, si sono liberati, adesso il Woodpecker poggerà, inserirà la vela asimmetrica. Idrusa è in difficoltà, incastrato da alcune barche più piccole. Certo, fare queste cose di Match Race con una flotta di 160 barche è veramente al limite della, diciamo, della manovrabilità, però lo spettacolo è uno spettacolo, vedete che colpo d'occhio è una cosa, l'ho viste tante, l'ho fatte tante delle gare, però sono emozionato. Io direi, lascio la parola all'assessore Guidotti per un suo commento, colpo d'occhio sulla situazione. Prea. Intanto buongiorno a tutti. Sia un colpo d'occhio meraviglioso, la regata del Conero ci regala